nato nel luogo dove abbiamo condiviso idee, passioni, dove la partecipazione diventa politica. Il Family Act adesso è realtà. Per la prima volta nella storia del Paese, un piano integrato, unico, completo. Assegno universale mensile per ogni figlio. Sostegno alle spese educative. Riforma dei congedi parentali. Incentivi al lavoro femminile. Protagonismo ai giovani. Family Act. Oggi l'Italia riparte dalle famiglie. Bene, grazie innanzitutto ad Elena per questa disponibilità immediata. Credo che è una delle prime iniziative, anzi sicuramente al Sud, credo che è la prima iniziativa che facciamo su questa storica, importante decisione del governo, ovviamente animata, totalmente impostata, decisa, coordinata totalmente da Elena, che è arrivata al governo esattamente con questo punto fisso, diciamo, nella sua azione, quello di passare da una lunga storia di citazioni sulla famiglia, alla quale siamo stati abituati nella politica anche nel nostro paese, dalle citazioni a passare, diciamo, alle azioni. Mai nessuno come Elena ci potrà spiegare il contenuto di questo provvedimento. Io vorrei dirle soltanto una cosa, vorrei dire a voi a lei una cosa molto importante che riguarda il Sud e riguarda la Basilicata. Il punto centrale del Family Act, come dice sempre Elena Bonetti, è quello di combattere questo inverno demografico, così lo chiama. Un inverno demografico, cioè un paese che ha un bassissimo indice di natalità tra i più bassi in Europa. Elena, tu stai parlando ad una di quelle regioni che purtroppo questo indice è ancora più basso. Noi siamo un territorio a rischio di spopolamento perché il saldo naturale tra nati e morti in Basilicata è assolutamente allarmante in prospettiva, e la Svimez e la stessa Istat annualmente certificano purtroppo questa prospettiva demografica. Quindi lavorare sulla famiglia in Basilicata è assolutamente straordinario, anche perché è stato un pilastro e lo è ancora oggi nei nostri territori sul welfare, assolutamente insostituibile quella della famiglia. Se non ci fosse la famiglia in tanti posti della Basilicata, per gli anziani, per i giovani disoccupati e per i disabili, sarebbe assolutamente difficile condurre una vita anche civile nelle nostre comunità. Proprio perciò noi salutiamo con particolare entusiasmo il Family Act, perché dall'assegno unico al lavoro sulla formazione dei ragazzi, ai congedi parentali, ad una nuova difesa e tutela del lavoro femminile, come tu ci spiegherai tra qui a qualche minuto, per noi sarà un punto decisivo. Abbiamo fatto insieme a te una battaglia politica, sai bene che ci sono state anche piccole tensioni nella maggioranza per il tuo protagonismo, ma che abbiamo ampiamente superato. Siamo già al lavoro con te in Parlamento, in Commissione, un lavoro bello, faticoso, ma entusiasmante, che speriamo di poter chiudere velocemente, perché questa rivoluzione che tu hai portato nella politica nazionale diventi concreta ed operativa possibilità e opportunità per le famiglie, per i ragazzi, per i bambini, per i disabili, per i genitori nel nostro paese. Questo è quanto. Grazie. Grazie, sarò telegrafico anch'io. Grazie Vito, che hai lavorato con il nostro ministro per renderci disponibile questa ora. Grazie a tutti gli intervenuti. Voglio solo dare qualche informazione, un saluto alla grande ministra Elena Bonetti che ci fa tanto inorgoglire insieme alla Teresa Bellanova, due grandi donne che rappresentano Italia Viva in questo governo che sta vivendo un momento straordinario di criticità, ma anche credo di opportunità, e il Family Act è una grande opportunità per le famiglie italiane e per l'intero popolo italiano. Voglio ringraziare tutti gli intervenuti, voglio informare il Ministro che il parterre è assolutamente variegato in termini di rappresentatività, c'è il mondo della Chiesa, Don Filippo Lombardi, Don Basilio Gavazzeni, il mondo della Caritas, la Cammisa, c'è Giuseppe Pino Bruno, il mondo della cooperazione, la sanità. Noi abbiamo provato a fare un lavoro che è questo webinar, che non è solamente, diciamo,
informativo ma anche formativo, perché da oggi in poi Italia Viva vuole fare questo, diciamo, nella propria attività, e vuole provare a tessere relazioni con il mondo con il quale vuole continuare a interloquire nel futuro. Hai fatto un grande lavoro, lo dico come Italia Viva e come ministro. Credo che per la prima volta dopo, non so se mai successo, ma per la prima volta in Italia vedo un provvedimento organico, un provvedimento finalmente che prova a toccare tutte le sfere di interesse della famiglia in quanto tale. Come diceva Vito, sappiamo quanto importante è mettere in moto meccanismi di sostegno alla famiglia e soprattutto che consentono alla stessa di formarsi e di formarsi in maniera completa anche con i figli, a cui va dato la nostra attenzione, ma accompagnati nel loro percorso di crescita e di inserimento nella vita sociale. Quindi le iniziative che ci descrive riescono finalmente a parlare alla famiglia in quanto tale, sia al genitore, sia al ragazzo piccolo che al ragazzo un po' più grande che si deve inserire nel mondo del lavoro e della socialità, ma riesce anche a parlare alle famiglie che sono più in difficoltà, come quelle che hanno un disabile in casa, un diversamente abile, che quindi hanno una criticità in più da affrontare. Quindi un lavoro straordinario, che voglio chiudere questo saluto e questo ringraziamento con dei numeri che sono emblematici. In Italia siamo 60 milioni di abitanti, ma ci sono 27,5 milioni di famiglie. 8,5 sono famiglie unipersonali e 17,2 milioni di nuclei familiari con almeno due persone. Quindi le coppie con figli sono il 34%, le coppie senza figli il 22%. Ecco come noi attraverso questa iniziativa e questo provvedimento, al quale speriamo i decreti attuativi che poi Elena ci proverà a dire anche la tempistica con la quale questi decreti dovranno realizzarsi, perché diventa fondamentale cominciare a immaginare l'operatività di questi decreti delegati, che sono quello che poi tutti aspettiamo. La criticità che diceva Vito sull'aspetto politico e quello legato all'assegno universale, credo che sia un grande segno di civiltà, e al di là della modalità con cui sarà erogato, sarà un ulteriore grande passo in avanti per dare dignità alle famiglie in quanto tale, soprattutto alle famiglie più in difficoltà. Grazie ancora a Elena per il lavoro che farete. Siamo a disposizione anche come rappresentanza regionale, come gruppo formato, per poter aiutare questo percorso di crescita del partito e del governo nazionale. Grazie Salvatore, un ringraziamento speciale non di rito alla ministra Bonetti, che ci ha reso davvero omaggio. Io voglio ringraziare l'onorevole Vito De Filippo, che ci ha sostenuto in questa istanza, che io e Luca in Consiglio regionale abbiamo immaginato insieme a Vito, perché è veramente un onore per noi essere probabilmente la prima regione del Sud in cui il ministro ci racconta un provvedimento storico. Non voglio dilungarmi su questo e voglio essere telegrafico. Voglio ringraziare i tantissimi amici che si stanno collegando. Ha ragione Luca, un parterre davvero molto molto eterogeneo, tanti addetti ai lavori, ma anche tanti amministratori, tanti dirigenti di Italia Viva, perché io penso che il Family Act sia una delle questioni fondamentali su cui Italia Viva si è spesa, una battaglia non solo ideologica. Il tema della famiglia è un tema che Italia Viva ha riportato al centro del dibattito politico, ma che si è tradotta in un atto concreto, appunto, una. Eccomi, un piccolo incidente di percorso. No, dicevo, il Family Act, un provvedimento straordinario e storico, come è stato ricordato. Voglio solo dire questo, aggiungere due spunti rapidissimi, e cioè che noi proveremo in regione con Luca e con tutti gli amici di Italia Viva che ci sostengono e che contribuiscono alle nostre politiche, alle nostre azioni, a mettere in campo dei provvedimenti su base regionale che si ispirano agli stessi valori che hanno prodotto il Family Act a livello nazionale. Penso a un piano giovani di sostegno per coloro i quali inizieranno un percorso, penso a un
un sostegno sulla prima casa. Oggi abbiamo discusso in commissione su una norma di sostegno appunto ad incentivo alla prima abitazione. Penso a un sostegno per coloro i quali decideranno di sposarsi in quest'anno. Penso a un sostegno per coloro i quali, quei giovani che sono scesi al sud e anche in Basilicata perché lavorano in regime di smart working, per provare a capire se ci sono le condizioni perché continuano a lavorare in smart working, ma invece di tornare al nord restino in Basilicata producendo economia, ma anche quella socialità indispensabile per un progresso civile e culturale della nostra regione. Non aggiungo altro, penso che essere famiglia oggi significa essere degli eroi per tutte le difficoltà che si incontra oggi nel mondo attuale, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista della vita che è straordinariamente frenetica e che la vicenda del Covid sicuramente cambierà in maniera determinante. Per queste ragioni chiudo con un auspicio. Il Family Act è uno dei provvedimenti nati alla Leopolda. Ecco, quello è un luogo fantastico dove per tanti anni io ho ascoltato proposte importanti che sono diventati poi capisaldi dello sviluppo del nostro paese. Mi auguro che le prossime Leopolde continuino ad essere così decisive come questa, con azioni così importanti come il Family Act. Grazie a Vito e a tutti i presenti che mi hanno, a Mario, a Luca, che mi hanno introdotto, preceduto. Io in realtà e anche a tutte le realtà importantissime e preziose che sono nel territorio, adesso poi avremo modo di approfondire, perché credo che sia fondamentale e importante questa connessione che possiamo attivare e promuovere. Italia Viva è fortemente orientata in questo senso, proprio per costruire davvero comunità che siano, come abbiamo detto, per le famiglie più protagoniste, più eque e più ricche. Lasciatemi però iniziare con un ringraziamento personale a Vito, che mi ha davvero accompagnata in questi mesi. Vito è capogruppo nella commissione 12ª della Camera, in cui sostanzialmente è una delle commissioni coinvolte da questo tipo di provvedimento, sarà coinvolta poi anche nella sua interezza da Family Act, adesso è occupata nell'ambito del lavoro sull'assegno universale. Perché diciamo, come tutti i percorsi politici, è fatto anche il Family Act, nasce da un sogno grande, e poi questo sogno grande via via ha assunto quella concretezza, fatta anche di dialogo, di incontro, di costruzione, di ascolto, di miglioramento. Ecco, in questo lo dico davvero fuori da ogni retorica, credo che questo lui lo sappia, Vito è stato uno dei protagonisti che ha animato davvero in modo molto forte, molto anche di sostegno e di aiuto, quindi io gli sono davvero personalmente grata e ben volentieri ho accolto questo invito a essere qui con voi in questo primo incontro in cui iniziamo ad andare avanti, diciamo, in questo progetto che, come avete ben ricordato, nasce non da me, non dalla mia idea, ma nasce da una comunità meravigliosa, intensa, appassionata, tenace, intelligente, coraggiosa, che è la comunità del popolo della Leopolda. Tra l'altro, nel giorno in cui nasce proprio il simbolo, nasce Italia Viva. Quindi questa proposta che abbiamo fatto al Paese, questa proposta che poi il governo ha fatto sua e ha approvato nella sua interezza, è il primo, diciamo, frutto di un percorso di servizio. Italia Viva, avevamo detto, la Leopolda ha il desiderio, il sogno, l'ambizione di portare all'Italia la prospettiva del futuro e portarla nella concretezza di azioni, di decisioni, di proposte. Lo abbiamo fatto col Family Act, col Green Act sempre alla Leopolda, l'abbiamo fatto poi con il piano shock, lo stiamo facendo con la proposta di Italia Semplice. Tante progettualità, non retoriche, proposte concrete, fattive. Il fatto che il Family Act nasca in quel momento, ma non annunciato da me sul palco, nasca dal dibattito, dagli incontri ai tavoli, da quel sentimento di coraggio che abbiamo voluto ridare al Paese. Certamente sì, il Family Act nasce da una prima considerazione, che era la considerazione di dire che il tema del, come è stato richiamato anche da Vito e Filippo, dell'inverno demografico, è una delle tragedie che attanaglia anche il nostro Paese. Noi abbiamo uno dei più bassi tassi di fecondità europeo, siamo arrivati al rapporto tra
nati morti, diciamo che era l'Istat certificato equiparato solamente alla situazione italiana del 1918, quindi di una situazione post bellica. Ci troviamo oggi, questo prima del momento tragico che abbiamo vissuto con la pandemia e con il Covid. Oggi perché questo tema ci ha così colpito e interessato? Perché questo, al di là del fatto che un paese che ha il calo demografico che ha l'Italia, è un paese che non può avere una prospettiva, per esempio, di tenuta da un punto di vista delle politiche sociali, da un punto di vista dell'economia, ma c'è ancora prima un significato profondo e preoccupante che ci deve interessare, che chiede tutta la nostra responsabilità, che è quello di riconoscere in questo segnale una non prospettiva di futuro. Quando un paese si apre al coraggio di una natalità in crescita, quando un paese nel quale le donne e gli uomini sono donne e uomini che possono immaginare se stessi in modo irreversibile, con quella bellezza che solo la speranza e il coraggio può aprire, proiettati al futuro. Quindi un paese che ha dei dati così bassi di natalità è sostanzialmente un paese che abdica alla sua prospettiva di progettualità sul domani. E questo è un fatto grave, perché non c'è solo il tema della natalità, tanto questo vuol dire che le donne e gli uomini del nostro paese non si sentono supportate nei loro sogni e nei loro desideri, e quindi non sono supportate nel fare scelte coraggiose, che sono scelte riguardo per esempio la genitorialità, ma equivalentemente sono scelte di carattere professionale, dell'innovazione sulla propria formazione, del creare percorsi di autonomia. Ecco perché il Family Act voleva innanzitutto rendere le donne e gli uomini del nostro paese liberi di poter desiderare, di poter sognare, di dare a questi sogni, a queste speranze, una concretezza di progettualità. Ecco perché ci siamo anche detti, non si poteva semplicemente proporre una misura come che potesse essere o di sostegno economico o di servizi. Bisognava immaginare in modo organico, unitario, integrato, una proposta ampia. Il Family Act è effettivamente la prima proposta, il primo progetto di riforma di politiche familiari, definite come politiche familiari nella loro interezza e affrontate in tutti quegli aspetti che riguardano la dimensione dell'umanità e le famiglie, e che collocano le famiglie per la prima volta al centro non solo del dibattito, come ha detto Vito, non solo al centro del dibattito, ma nella scelta e nel riconoscimento di un valore sostanziale che rappresentano per tutta la società. Le famiglie nel nostro paese sono soggetti, esse stesse, in quanto comunità, capaci di contribuire al bene di tutti. Questo l'abbiamo visto in questi mesi. Le famiglie sono diventate il luogo della scuola, il luogo del lavoro, il luogo della cura, il luogo dell'educazione, il luogo della relazione. Le famiglie sono soggetti capaci di contribuire e quindi devono essere messe nelle condizioni di poter esercitare questa responsabilità straordinaria, creativa, che possono rappresentare per tutti noi. Per fare questo però le famiglie devono avere bisogno, devono avere dei supporti, hanno bisogno di essere non solo riconosciute, ma devono essere messe nelle condizioni di poter esercitare questo contributo e questa responsabilità. Ecco perché il Family Act si fonda su 5 pilastri. Il primo tema è un tema di carattere economico, il supporto economico per i figli, l'assegno universale mensile per tutti i figli. Questa è una misura che attendiamo da tanto tempo, l'abbiamo approvata, il governo approva il primo disegno di legge in cui si afferma, in cui di fatto si approva l'assegno universale. È già in sé un passo importantissimo, adesso bisognerà dare corpo e poi ci arrivo. Perché un assegno universale? Perché il tema dell'universalità che Italia Viva ha posto in modo molto forte nell'agenda politica del governo, nella costruzione di questo progetto, perché tutti i bambini, tutti i giovani nel nostro paese hanno un valore in se stesso e le famiglie nella crescita di questi figli rappresentano un valore che va riconosciuto, e quindi a questo valore bisogna dare una diciamo un contributo da parte della collettività, ma non come un assegno assistenziale, ma come un incentivo di accompagnamento mese dopo mese che sostiene la progettualità stabile delle famiglie.
Questo dà un'idea di indirizzo, mese dopo mese le famiglie sanno che per ogni figlio possono contare da parte dello Stato o sotto forma di erogazione o di credito d'imposta, questo lo definiranno i decreti attuativi, un sostegno. E tenete presente che la cosa fondamentale è che questo rappresenta il primo principio della costruzione della nuova riforma fiscale. La riforma fiscale parte riconoscendo le famiglie, la genitorialità, cioè le nuove generazioni, i bambini, perché sono loro il centro, soggetti protagonisti. Questo significa veramente un cambiare completamente il paradigma, questo significa che stiamo facendo politiche familiari di stabilità, di progettualità e non semplicemente politiche sociali di assistenza o di contrasto alle fragilità sociali che dobbiamo mantenere, ma sono due cose diverse. Secondo capitolo, il tema del sostegno alle spese educative. Le famiglie fanno sforzi economici e non solo economici, organizzativi, di proposta nell'educazione delle nuove generazioni, stanno costruendo cittadinanza e questa cittadinanza un domani restituirà valore alla collettività. Ecco perché è importante che questo valore venga riconosciuto e ci sia una compartecipazione da parte di tutti e di tutta la collettività, quindi rimborso, detrazioni per le spese educative, non solo quelle scolastiche, come i libri di testo, come le gite scolastiche, ma anche quell'educazione non formale, lo sport, la musica, il teatro e il sostegno. Questo tipo di leva fa sì, cioè uno dei principi che si afferma, non è la legge, di incentivo e di garanzia che in tutto il territorio nazionale, quando dico tutto di nuovo questo tema dell'universalità, siano garantite pari opportunità a tutti i bambini, anche rispetto all'accesso ai servizi educativi. Quindi servizi educativi a partire dalla prima infanzia su tutto il territorio nazionale, di qualità e innovativi. Terzo tema, i congedi parentali che devono essere riformati. Lasciatemi dire che effettivamente in questi mesi io mi sono resa conto che il Family Act era necessario, perché il nostro paese non aveva gli strumenti per reggere, ad esempio, ad una situazione così critica come quella che abbiamo vissuto. Riforma dei congedi parentali con maggiore elasticità, ma soprattutto riconoscere che i congedi parentali sono una responsabilità di tutti, non un diritto solo dei lavoratori, sono una responsabilità di tutti, perché se un genitore deve prendere un'ora di permesso per andare a parlare con i professori, in realtà in quell'ora di permesso è un'ora che gli è dovuta, interamente retribuita, perché è un'ora in cui quel genitore sta costruendo un'alleanza scuola-famiglia che per noi è fondamentale per la costruzione della cittadinanza delle giovani generazioni. E poi c'è un tema di maggiore parità, di equità nelle famiglie, una corresponsabilità maschile maggiore anche nella cura familiare, quindi congedi soprattutto di paternità aumentati e consolidati proprio in questo gioco paritario che si deve instaurare nelle nostre famiglie. Quarto tema, che non è scindibile dal tema dell'incentivo alla natalità, alla genitorialità, che è la promozione di lavoro femminile. Nel nostro paese, purtroppo, noi abbiamo un basso tasso di natalità e abbiamo un bassissimo tasso di impiego delle donne nel mondo del lavoro. Nel Sud Italia questo dato è ulteriormente aggravato. Per troppo tempo le donne si sono dovute chiedere, io lo so, è successo anche a me, ma se diventerò madre, il mio lavoro, ecco, questa domanda, le donne non devono più doversela fare e nessuno deve poter chiedere ad una donna di scegliere tra l'esperienza della maternità o della cura familiare e l'esperienza del lavoro. Perché le due situazioni sono, se integrate, tra l'altro, hanno un valore moltiplicativo anche di qualità umana, produttiva, anche nel mondo del lavoro. Lo dicono i dati, le aziende che promuovono i percorsi anche di valorizzazione della maternità per le donne sono aziende che hanno poi risultati in termini di qualità, di produttività, di lavoro altissime. Perché? Perché una persona libera di essere se stessa nella propria interezza, nei propri desideri, nelle proprie aspettative, è una persona che è messa nelle condizioni di dare il meglio di se stessa. Il tema del lavoro femminile è un tema che non possiamo rimandare ed è un tema che avrà anche una ricaduta ulteriore di progresso e di incentivo economico, oltre che, siamo certi, di maggiore serenità, anche di armonizzazione, quindi questo è uno dei pezzi che fa parte del capitolo sull'incentivo al lavoro femminile, la promozione anche di modelli innovativi di lavoro che finalmente armonizzino, concilino quella dimensione personale, familiare e con la dimensione lavorativa, perché davvero noi non siamo scissi, non siamo lavoratori, madri, padri, figli, siamo unici, siamo una persona tutta intera che deve essere messa nelle condizioni di poter appunto esercitare la propria dimensione personale, la propria aspettativa, il proprio ruolo sociale nel mondo familiare e in quello del lavoro.
L'ultimo tema altrettanto importante è l'incentivo al protagonismo, l'autonomia dei giovani. Abbiamo un paese in cui purtroppo le nuove generazioni sono, ahimè, più pessimiste anche dei loro coetanei europei rispetto ai sogni e alle aspettative di vita. Noi dobbiamo non, come dire, dare certezza e sicurezza di come si svolgerà il percorso. Ai giovani viene dato questa speranza di innovazione che in qualche modo può aprire anche il nostro paese a forme anche nuove, creative, ma per farlo i giovani devono sentirsi accompagnati anche in queste scelte di futuro che oggi magari non possiamo immaginare definitive nella forma attraverso le quali verranno sviluppate. Ma un giovane che oggi decide, per esempio, di iniziare un percorso universitario è un giovane che scommette sul suo futuro. E lui deve essere accompagnato, deve sapere che quella scommessa porterà, magari oggi non sappiamo quale tipologia di lavoro, ma deve sapere che c'è un paese pronto ad accompagnarlo anche nelle scelte coraggiose e rischiose che potrà fare. Così come dobbiamo accompagnare le giovani coppie nell'inizio del loro percorso di vita, ad esempio, sostenendo le spese per l'affitto, per la prima casa. Quindi accompagnare lo slancio di coraggio e di speranza che le nuove generazioni, che i giovani, devono di nuovo esercitare. Abbiamo detto che il Family Act è un progetto col segno più, perché è tutto un più, no? Più, abbiamo detto famiglie più protagoniste, più eque, più ricche, ma tutto questo ha in sé una parola chiave: investimento. Investimento, fiducia, speranza, coraggio, perché tutto questo ha un valore moltiplicativo. È un progetto col segno più per avere un valore moltiplicativo per il paese. Questo distingue il Family Act, come caratterizza il Family Act come davvero una riforma integrata unitaria sulle politiche familiari. E lasciatemi dire che il Family Act, io credo noi dobbiamo essere orgogliosi, è un'intuizione di Italia Viva, un'intuizione che è diventata proposta, che è diventata concretezza, ma oggi, diciamocelo, non è Italia Viva che ha portato a casa un grande risultato. Il grande risultato lo ha portato a casa l'Italia di oggi e l'Italia del domani, non solo le famiglie italiane. Grazie. Allora, innanzitutto tempi e concretezza. Noi abbiamo approvato adesso il provvedimento in Consiglio dei Ministri, è stato inviato per la bollinatura, poi passerà al Presidente, poi inizierà l'iter parlamentare. Su questo Vito è ancora più esperto di me, vi potrà dare ulteriori dettagli. In realtà l'iter parlamentare è un iter che prevede, insomma, una serie di passaggi in commissione, alle Camere, eccetera. Siccome c'è anche un tema di urgenza rispetto anche ai bisogni, al sostegno economico che le famiglie hanno, si è deciso, appunto in concerto con la maggioranza, di procedere sulla parte dell'assegno universale e su una proposta di legge a prima firma del Rio, che era già incardinata in commissione alla Camera, i lavori in commissione erano già stati avviati. Questo pezzo, diciamo, quindi dell'assegno viene anticipato per poter accelerare l'approvazione della legge delega. Io conto che, insomma, speriamo entro l'estate di riuscire ad arrivare a questa approvazione. Nel frattempo il Family Act verrà approvato nella sua interezza. A quel punto dovranno essere fatti dei decreti attuativi. Per la parte dell'assegno, la legge prevede dei tempi entro i quali bisogna fare anche i decreti attuativi. I decreti attuativi, a seconda dei capitoli, sono proposti dai vari ministeri. Ovviamente c'è sempre il Ministero per la Famiglia o le pari opportunità, e poi i vari altri ministeri coinvolti. Per esempio, la domanda, il Ministero dell'Istruzione è coinvolto nella parte sull'educazione, perché è un provvedimento davvero che ha una trasversalità anche di azione su tutte le varie deleghe, anche governative. L'impegno è dai primi, diciamo, dal prossimo anno, di poter avere l'assegno, anche perché ci ricordiamo che già nella legge di bilancio 2020 noi abbiamo stanziato e costituito un fondo con questa destinazione attivo proprio da gennaio 2021. Per quanto riguarda il forum delle famiglie, devo dire che sono grata, perché Forum Famiglie è una realtà che ha molto partecipato sia nella parte della proposta, della sollecitazione del dibattito, oltre
al lavoro straordinario che fa di sostegno alle famiglie. Per quanto riguarda il tema delle scuole paritarie, le spese educative, la didattica a distanza, il Family Act ovviamente è un progetto ampio e integrato, prevede il sostegno alle spese educative, certamente nell'ambito anche delle scuole paritarie. Ricordiamoci che le scuole paritarie costituiscono il sistema pubblico di istruzione, questo per legge, e promuovere anche queste realtà che sono già fattivamente protagoniste dell'educazione dei nostri giovani, non è solo a sostegno di un sistema educativo, è anche una garanzia sulle pari opportunità in tutto il territorio nazionale. Ci sono dei territori in cui, per esempio, i servizi dell'infanzia senza le scuole paritarie oggi non sarebbero garantiti, quindi è una presenza davvero protagonista, e quindi certamente sì. D'altra parte, già la scelta che noi abbiamo fatto col bonus asilo nido nella legge di bilancio 2020 aveva questo indirizzo: il bonus asilo nido veniva rimborsato non solamente per le scuole comunali, non solamente per le scuole statali, ma anche per le scuole private e le scuole paritarie. Per quanto riguarda il tema interazione con le regioni, certamente sì, ci sono poi delle competenze che andranno anche a intersecarsi con il livello regionale, ed è previsto che questo accada. Come vi dicevo, i ministeri coinvolti sono tanti, certo il Ministero dell'Istruzione è il ministero di quelli principali. Io devo dire che in questo periodo si è messa veramente in evidenza come il tema scuola, educazione, famiglie non possano essere scollegati, ma bisogna davvero definire una strategia, una progettualità ampia. Il Family Act ha inteso fare esattamente anche questo. Allora, per quanto riguarda il tema del Sud, sì, in particolare nell'ambito del capitolo per il lavoro femminile c'è specificatamente un indirizzo di promozione e incentivo, in particolare con strumenti ad hoc per il Mezzogiorno, proprio per rispondere anche a questa esigenza ulteriore che il Mezzogiorno rappresenta, sempre con l'indicazione che davvero laddove si incentiva il lavoro femminile si ha anche come risultato, questo lo dicono davvero i dati anche a livello europeo, di un aumento anche della natalità e quindi di quella pure piaga che credo che colpisca le regioni del sud, di una denatalità maggiore anche del resto del paese. Per quanto riguarda l'assegno, il tema diciamo dei 18-26 anni. Allora, nella Family Act l'assegno è previsto fino ai 18 anni, ma perché poi l'equivalente, diciamo, viene portato avanti, ma con misure specifiche che vanno a indirizzarsi nella promozione della formazione dei giovani, della loro autonomia, dell'inizio del lavoro. Quindi diciamo uno strumento proattivo, non è che si tolgono i soldi, li si indirizza nel sostegno per evitare che la popolazione, diciamo, dei giovani ricada in quella dimensione dei cosiddetti NEET, che ne studiano, ne lavorano e quindi che ritardano sempre di più poi le scelte progettuali di vita, perché più ritardiamo le scelte progettuali di vita, più questo tema della denatalità e della non autonomia delle giovani coppie si aggrava. Quindi in realtà non è che è stato che è scomparso i 26 anni, si è pensato che si dovesse dare alla stessa misura una finalità anche di carattere davvero proattivo, di liberazione davvero del protagonismo delle nuove generazioni. Tema divorziati e situazioni particolari. I Family Act innanzitutto mette al centro i bambini e i giovani e quindi riconosce una responsabilità genitoriale esercitata a servizio delle nuove generazioni, e nella costruzione sia dell'assegno che della parte, per esempio, del congedo, certamente è chiaro che si andrà a valutare tutte quelle situazioni anche di conflittualità, ahimè, che possono esserci nelle nostre famiglie italiane, ma sempre con l'ottica di andare a sostenere davvero col massimo impegno possibile, in particolare i bambini, che sono quelli che pensiamo debbano essere primariamente tutelati, né ovviamente poi rispetto di quella corresponsabilità necessaria che viene riconosciuta eventualmente anche in caso di separazione, nel caso in cui appunto ci sia una corresponsabilità condivisa. Quindi ci sarà questa attenzione, così come un'altra cosa che non ho detto prima, c'è una attenzione forte per esempio per le situazioni di non autosufficienza o di disabilità nell'ambito delle famiglie. Sul tema dei nuclei familiari, la nostra proposta è una proposta che va anche a, per esempio, dare contributi per le colf, le badanti, per tutti quegli aiuti domestici, proprio per sostenere il lavoro che le famiglie fanno, ma anche per sostenere poi le donne che possono
essere anche, come dire, valorizzate nel loro ruolo, sia nell'ambito familiare ma soprattutto nell'ambito lavorativo. Mi sembra di averle, ne ho scordato qualcuna, no, ci siamo. Donne impresa. Mi spiace di questo tempo contingentato, ma veramente purtroppo ho altri appuntamenti istituzionali. Veramente vi prometto, a parte un'interlocuzione più che diretta che continuo ad avere con Vito, per cui, come dire, siamo sempre in collegamento, in perfetta sintonia e sinergia. Risponderò, non esitate in questo senso, fammi per venire le domande. Grazie davvero di cuore. Ciao Elena. Ciao, grazie Elena. Grazie. Elena, ciao, grazie.